Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuti alla nuova puntata, abbiamo ospite una band metal rock. A questo punto, prima cosa, la domanda: quando nasce e soprattutto perché nasce questa band? Ma soprattutto, noi diciamo il titolo in italiano perché la gente può immaginare, come intermezzo di chiarezza, per quale motivo nasce e quando nasce questo gruppo? Allora, in pratica nasce 2021, sì, nella sua formazione totale nel 2021, però l'idea degli Interlude of Clarity nasce in realtà poco prima della pandemia. Purtroppo questa pandemia c'è in mezzo a tutto. Ha portato a vari cambiamenti a tutti e a noi devo dire che ha portato a un cambiamento in positivo. Diciamo che il nome della band è strettamente collegato al motivo per cui nasce, perché principalmente nasce da me e da lei, perché io ero in un periodo della mia vita in cui cercavo appunto chiarezza su chi ero, chi volevo essere e cosa volevo fare della mia vita. E in quel momento mi sono resa conto che volevo intraprendere questa strada, volevo essere una cantante, non che non lo fossi già, ero una cantante, ma la solita cantante che fa cover, quindi riproducevo pezzi di altri. Mi sono resa conto che avrei voluto esprimere quello che sentivo io, come vedevo io la musica, e in quel momento ne ho parlato con Sara e abbiamo detto: ma sì, dai, proviamoci. E da lì è nato il nome, appunto, Intermezzo di Chiarezza, che è una parentesi di chiarezza in un mondo, in una società di caos che non ti permette mai, quasi mai, di fermarti e dire: aspetta, cosa voglio io? E da lì è nato tutto. La band è composta da voi due, ma chiaramente c'è un'altra parte, lo so che è maschile, però bisogna nominarli. Non importa, li sopportiamo. Infatti, allora, approfittiamo per dire che abbiamo alla tastiera e growl e scream Alessandro Marino, al basso abbiamo Danilo Cordaro e alla batteria abbiamo Giacomo Boffi. Esatto. E quindi due. Poi La chitarra solista e ritmica, tutto praticamente. C'è Sara Acquafredda e alla voce io, Gabriella Gabriella Pagano. Pagano, che non dovresti presentarti da sola, ma va bene così. a questo punto parliamo del nuovo disco. Quando nasce questo disco? Da cosa avete tratto ispirazione? E soprattutto questo titolo? Reflections, sì. In pratica, allora, è il nostro primo album, è il nostro primo lavoro. Quindi siamo emozionatissime, ci siamo anche, cioè, siamo legate a questo lavoro proprio a livello affettivo, essendo il primo, no? Nasce innanzitutto perché appunto avevamo voglia di esprimere la nostra musica in qualche modo. Noi ci ispiriamo tanto, tantissimo, e si sente dall'album, alle sonorità e alle band metal e nu metal degli anni 90-2000. Cioè, siamo cresciute con Evanescence, Linkin Park, Limp Bizkit, Korn, quindi diciamo che la nostra ispirazione nasce da lì, soprattutto perché a noi piace quella musica lì. Lavorandoci, studiandola, ascoltandola, amandola, ci siamo rese conto che ci veniva anche bene, Ci veniva sinceramente. facile la Esatto. composizione, proprio perché avendo studiato nei minimi dettagli anche i loro pezzi, il loro modo di suonare, il loro modo di porsi, di comporre e quant'altro, ci è venuto comunque sia facile esprimerci in quel modo, cosa che effettivamente appunto poi abbiamo scoperto ci veniva bene, ci veniva davvero, come dire, proprio Naturale. naturale, esatto, in maniera naturale. E quindi abbiamo preso appunto questa strada. Per quanto riguarda invece le tematiche che abbiamo affrontato in tutti i pezzi dell'album, ci siamo resi conto che scrivendo, buttando giù, non abbiamo fatto altro che guardare da diversi punti di vista
la società verso l'individuo singolo. Quindi ogni pezzo parla di un determinato stato d'animo nei confronti di una società che opprime, di una società che fa vivere, di qualsiasi altro tipo. Rendendoci conto delle tematiche che abbiamo affrontato durante il disco, abbiamo capito che il titolo più naturale, più scontato che potevamo dare fosse appunto Riflessi. Grande Riflessi di... riflessione. Esatto, riflessi, riflessioni. È un po' un gioco di parole, di come ci si specchia nella società e di quello che invece la società ci fa vivere e ci spinge a poter affrontare. Esatto, sì. Nella copertina, a questo punto io parlerei un pochettino della copertina, dove in realtà c'è un riflesso, ma in acquerello. Sì, è un disegno originale. È un disegno originale che abbiamo avuto la fortuna di conoscere l'artista, che è della zona. E appunto, appena abbiamo visto quel disegno in acquerello, appunto, abbiamo detto: no, è bellissimo. Deve essere questa la copertina dell'album, proprio perché riflessioni, riflessi, era proprio quello. In più, nella copertina, non so, cioè sì, si vede, però c'è il richiamo ai cerchi nell'acqua che vengono creati da qualcosa che gli si getta dentro. E quindi ci siamo innamorate. Sì, esatto. Sì, assolutamente. Un disco, effettivamente, è presente un disco con tante armonie, perché però in fondo l'anima rock rimane lì, fondamentale, base di tutto il Sì, disco. assolutamente sì, anche perché noi volevamo fare un qualcosa di, passami il termine, pesante. Pesante perché volevamo far pesare comunque sia, le riflessioni che avevamo sulla società, appunto, come diceva prima, quindi sul testo anche, che comunque sia abbia dato la sua importanza, però ci doveva essere quel qualcosa che spezzava, perché per carità, Gabriella ha una voce magnifica, melodiosa, armonica e riesce a creare delle melodie fantastiche. Infatti, il disco invito chiunque, tra virgolette, a non farsi rimanere in testa una sua melodia, perché davvero sono quelle cose che rimangono lì e ti rimangono lì per tutta la giornata. Però il discorso strumentale l'abbiamo proprio immaginato molto stile, appunto, nu metal, quindi il discorso era che doveva essere pesante. Perciò a livello strumentale, sono io la prima a dirlo, bisognava per forza di cose andare in quella direzione. Niente di leggero, niente che potesse essere ricollegato a una ballad, tra virgolette, pop, e mi riferisco per esempio a Still Alive. Still Alive è un pezzo di quelli che può sembrare inizialmente una ballad puramente rock, e in realtà andando avanti nel pezzo davvero si sente l'anima del nu metal in sé per sé. Quindi assolutamente sì, doveva essere più Così. rock, E diciamo. nella realizzazione dei brani, dei testi, nascono in questo caso prima le parole, prima un riff, un beat, oppure possiamo dire che accidentalmente nascono insieme? Dipende, sì, questo è avuto pezzo per pezzo è stato una storia a sé, tra virgolette, perché per esempio pezzi come Make It Through sono partiti direttamente dalla voce di Gabri, direttamente. Posso dire che abitando insieme era in cucina, semplicemente le è venuta questa melodia, io l'ho sentita e ho detto ok, registra, andiamo di là, lavoriamo. Quindi automaticamente diventava questo il discorso. Oppure invece pezzi come Alfa, che vabbè, noi la chiamiamo Alfa, così, no, è The Beginning of The the Beginning End, of the End, parte 1. parte 1, praticamente è nata da una mia idea chitarristica acustica. E anche qua, in questo caso, eravamo in piena pandemia, faceva anche caldo, perché era maggio e faceva anche caldo, lo ricordo come se fosse ieri. Nulla, ero qua in giardino a strimpellare, a un certo punto mi è venuta questa magica, mi viene da dire, questa magica melodia, trasporto e vi dicendo, e a un certo punto l'ho vista che è venuta fuori appunto in giardino anche lei e è iniziata a cantarci sopra. Aveva detto ok, questa è un'altra canzone, sicuramente andiamo avanti così. Perciò dipende tanto, un po' appunto dalla parte melodica della voce e un po' dalla parte strumentale. Quindi a volte siamo noi ad appoggiarci, tra virgolette, alle sue melodie, e a volte invece lei a creare direttamente le melodie i nostri riff, sulla nostra parte strumentale comunque. Dico un'ultima cosina per fare un terzo esempio.
Un pezzo come Raff, invece, è partito da un'idea ritmica. Assolutamente sì. Quindi ci piaceva il ritmo che stava venendo fuori, il beat, e da lì Sara ha creato un riff ad hoc. Sì, Quindi assolutamente. dipende, dipende. Voi scrivete in inglese, utilizzate l'inglese, prete più come nell'inglese, chiaramente, testi più sintetici, ma molto espliciti, oppure essere un po' come l'italiano, essere un po' più longevi, più lunghi nel discorso? Allora, Rispondi tu. sì, Allora, allora, in realtà io sono molto esplicita, quindi diciamo che la scelta di scrivere e cantare in inglese non è strettamente collegata al fatto di volerci proporre a più pubblico, ma anche per il fatto che io amo l'inglese come lingua, soprattutto nelle musiche, nelle canzoni, qualsiasi genere. Ovviamente nel mio genere, nel metal ancora di più, perché i testi sono molto diretti nel nostro genere, nel metal. Sì. Quindi ho trovato casa con la lingua inglese nel metal e nella musica che facciamo noi, ho trovato casa, mi trovo proprio nel mio mondo. E avete suonato dal vivo già? E a Sì. questo punto salire sul palco, alcuni vostri colleghi, quando salgono sul palco, dicono: ma mi scordo le parole, oppure sono nervoso, oppure ma chi me lo fa fare salire sul palco? Poi ti si apre la quarta platea davanti, perché il teatro, il palco, ti si apre questa quarta platea, ma poi vedendo il pubblico davanti, sentendo quel rumore, a volte per il buio, però senti quel rumore, quell'energia, voi siete sé, siete tu, però capite per quale motivo state sul palco. Anche voi vivete questa emozione. Quale sensazione provate a quel punto? Allora, io a livello strettamente personale, a pochi attimi, tutto prima, le ore prima, sono tranquillissima, anzi mi faccio anche il mio riscaldamento, rido, scherzo, non mangio, perché non mangio, perché lo stomaco è chiuso, però pochi attimi prima di salire mi sale il cuore in gola. E non è ansia da palcoscenico, è strettamente emozione, cioè sono lì che dico sto per andare a fare quello che voglio fare. E è come se fossi una bimba, come se non stessi più nella pelle di volerlo fare. E appena pronuncio la prima frase della prima canzone, tutto questo mi passa e mi si trasforma in carica, e lì poi mi mangio tutto e tutti. Cioè, mi piace anche guardare negli occhi, ovviamente quelli che riesco a vedere, che sono più vicini, mi piace anche guardarli negli occhi, non mi portano ansia, anzi. E questo è cambiato nel tempo, però, eh. Sì. Perché all'inizio, ovviamente, essendo, non sembra, ma sono stata una persona timida, passato, ero più riservata ed ero più, passami il termine, fifona. Ci sta Sì. crescendo, le cose cambiano e quant'altro. Invece No, lei, invece, dottoressa? per quanto mi riguarda, invece, io vado abbastanza in ansia pochi momenti prima di salire sul palco. È una questione classica di trattenimento dell'adrenalina, mettiamola così, quindi iniziano magari a tremare un po' le mani, iniziano ad andare un po' a scatti, queste cose qua. Però il tutto si esaurisce dopo la prima canzone, perché faccio sempre una cosa io sul palco, infatti è stata ripresa in molti video purtroppo, però c'è sempre il classico respiro liberatore, tra virgolette, liberatorio, dopo la prima canzone proprio. Ok, adesso va tutto bene, andiamo avanti. Quindi è proprio quella canzone che rompe il ghiaccio. Poi si può andare tranquilli, senza problemi. Nel sul palco siete abbastanza statici, oppure come tante altre band, parliamo ad esempio di Iron Maiden, che si muovono di qua e di là, oppure siete un po' più, o i Måneskin in Italia che si muovono un pochettino, oppure siete un po' di Purple, fermi, statici lì? Beh, noi tendenzialmente allora, ci muoviamo sul palco, dobbiamo prendere ancora un po' di confidenza perché purtroppo proviamo, e mi passo il termine direttamente, in ambienti abbastanza piccoli e chiusi, quindi non abbiamo la possibilità di provare veramente lo show live in sé per sé, con tutte anche le movenze che uno magari vuole provare, quello è il senso.
E perciò il discorso è che comunque noi ci muoviamo e vogliamo coinvolgere il pubblico attraverso il nostro movimento. Purtroppo mi viene da dire, pur essendo in cinque, abbiamo dei due elementi fissi, fissi, statici, che sono ovviamente il tastierista e il batterista. Quindi in tre dobbiamo fare il lavoro, io personalmente come chitarra, lei come cantante e il bassista. Quindi diciamo che abbiamo un po' quell'intermezzo tra una cosa e l'altra, dove una parte della band è abbastanza ferma, mentre gli altri appunto cercano di scatenarsi, di coinvolgere sempre di più il pubblico. Quello sì, assolutamente. Sì. E, come band, voi siete due donne, ma nella musica rock, metal, si ha difficoltà che quando la gente vede sul palco la donna si dice adesso ci sono il gruppo spagnolo che sta crescendo, però il band femminili hanno difficoltà a sviluppare, crescere, soprattutto in Italia. E come mai secondo voi questa cosa? Posso parlare, anzi rispondo prima io perché è una cosa che si sta verificando negli ultimi anni e purtroppo è data da un, purtroppo dico, un pregiudizio in funzione del fatto che quanto chitarrista è sempre passata la questione dell'uomo. Il chitarrista deve essere il chitarrista, non la chitarrista. Per Come il fortuna, bassista, il esattamente, batterista. esattamente. Meno male, anzi per fortuna, negli ultimi anni abbiamo invece questa involuzione in cui diverse chitarriste, parlo per quanto riguarda lo strumento, stanno prendendo piede, vedi Lisa Strauss, vedi comunque sia Gemma Gemma Giura, Giura, comunque Sophie sia Lloyd. esattamente, quindi cioè, nel senso abbiamo questa inversione, diciamo, di tendenza che sta portando veramente delle donne chitarriste. Se permetti, mi sembra il chitarrista della Madonna, comunque sia, alla ribalta. Quindi tanto di cappello a loro, ovviamente, e da un lato non ci si dovrebbe forse più nemmeno, come dire, non spaventare, quanto meravigliare del fatto che finalmente sul palco ci sono anche delle donne che ci sanno fare, che sanno suonare, che sanno trascinare il pubblico e che sanno dare un qualcosa di più alla musica, ma anche non solo alla musica in sé, ma anche a livello strumentale. Quindi mi viene in mente un'altra, Lori Basilico, Sì. fantastica anche lei. Perciò, dal punto di vista strumentale, meno male che c'è questa inversione di rotta. Purtroppo in Italia, lo sappiamo, arriviamo sempre dopo, però speriamo che in un modo o nell'altro questa cosa si verifichi anche da noi, tutto sommato. Lo so che la domanda a questo punto non sorge spontanea per la chitarrista. So che ci sono chitarriste donne brave, ma a chi ti sei ispirata? Nonostante uomo o donna, ma un chitarrista, un e non la e il. È difficile questa domanda perché effettivamente devo dire che non mi sono concentrata come mi è capitato in altri generi, in altre band, di fossilizzarmi su uno stile solo, su un chitarrista solo. Ho assorbito un po' da diverse band, da diversi chitarristi. Beh, in primis sicuramente gli Evanescence, in secondo luogo ho ascoltato tantissimo Nita Strauss e i suoi fraseggi che sono spettacolari, velocissimi, tecnicissimi. Una Molto menzione bene. speciale la devo fare, però, anche se non c'entra come genere, mi dispiace, ai Polyphia, perché entrambi, sia Tim Henson che Scott Lepage, hanno avuto un'influenza su di me a livello compositivo veramente importante. Quindi nel pensare al di fuori degli schemi e non all'interno soltanto del genere, soltanto della tastiera, così come la vedi. O di tutto ciò che hai fatto nello studio che ti ha portato a studiare parti, per esempio, di scale e basta. Loro mi hanno davvero aiutato tanto a ragionare al di fuori degli schemi. Quindi, vabbè, loro sicuramente la menzione speciale, però effettivamente è stata una cosa molto di ascolto, non tanto di fossilizzazione su una persona o più, in quel senso. E dire ok, imparo da te. Molto mi hanno insegnato anche gli Architects, appunto nel metalcore moderno, tantissimo. Perciò effettivamente è stato un connubio un po' di tante cose diverse, devo dire. E una volta scesi dal palco, che appunto io ho sentito prima parlare gli occhi, quando vi si presentano davanti le persone che vi guardano e hanno quegli occhi, appunto, quegli occhi emozionati, felici,
perché li avete resi felici? Non neanche vi pongo una domanda, o a volte vi chiedo un autografo, a volte vi chiedo un selfie, però voi vi date una risposta che li rendono ancora più felici. Qual era quel momento? Che cosa sentite? Che cosa provate? In quel momento, la verità, vorrei rifarlo da capo subito. Sì, no, lei tornerebbe subito sul palco bis, cioè tutto il concerto Vorrei bis che di nuovo. ricominci, sì, vorrei che ricominciasse su tutto subito perché non Sì. dura mai abbastanza, sinceramente. No, beh, per quanto mi riguarda sicuramente orgoglio, orgoglio che non è soltanto personale, ma anche sotto il punto di vista di essere riusciti a far passare quello che volevamo, quello che volevamo esprimere attraverso la nostra musica. E questo sinceramente ci è anche capitato, tra virgolette, recentemente, che comunque sia suonando un pezzo addirittura qualcuno si mettesse a piangere. E a un certo punto ci è stato detto: no, ragazzi, quella canzone è troppo bella, cioè, la sento proprio come se esprimesse un qualcosa che io ho vissuto. E quando ti dicono queste cose è la cosa migliore che veramente ti possano dire, perché davvero è arrivato, quell'emozione è arrivata. E qualche aneddoto particolare che ricordate, oltre il lockdown, nella registrazione di questo disco? Vediamo, Ah, beh, sicuramente l'aneddoto più. ma io punterei più che altro, guarda, quando abbiamo finalmente incontrato il nostro produttore artistico, Frank Morri della No Reentry Records, che ci ha accolto sin da subito come se fossimo grandi amici. Quindi questa cosa è stata davvero magnifica, perché a un certo punto ti trovavi a casa. Come eri a casa a comporre, a casa anche lì, cioè a Carpi, dove è la sede. Ed effettivamente abbiamo trovato subito questa grandiosa sintonia, dove immediatamente, appena arrivati, ci ha fatto montare tutto sul palco e abbiamo iniziato subito con le prove, i test live per quanto riguardava il nostro show. E lì effettivamente abbiamo iniziato già a conoscerci, ma da musicisti a sì produzione, sì casa discografica, ma davvero con un piglio amichevole. Quindi sempre professionale, ma amichevole. E questa cosa non è facile incontrarla, sinceramente. Abbiamo avuto altre esperienze purtroppo negative, però effettivamente ci siamo risollevati anche di morale con questa cosa, perché abbiamo trovato un qualcuno su cui riversare comunque sia anche la nostra fiducia, non solo a livello musicale, ma anche a livello personale come persona. Quindi questo è stato davvero, cioè, noi diciamo sempre una mano dal cielo, davvero. Sì, mi permetto di aggiungere una cosa. Ovviamente noi, cioè, ci siamo presentati con i nostri pezzi e grazie appunto al produttore artistico Frank, siamo riusciti ad avere un risultato che era proprio al di là delle nostre Sì. aspettative. Cioè noi sì, abbiamo delle influenze anni 2000, sì, abbiamo delle influenze nu metal, ma volevamo comunque essere contemporanei, non volevamo Vero. essere vintage, diciamola così. E col suo aiuto siamo riusciti anche in questo intento, perché i suoni di quest'album sono, cioè, spettacolari, Spettacolare. Sì. ricordano sì un pelino il filone degli anni 2000, ma si rifanno anche a un pelo di metalcore moderno, il Sì. che è spettacolare. Sì. E diciamo che la direzione sarà ancora quella. Sì. Mi sono dimenticato, ma è un persone solo digitale oppure c'è una versione fisica? No, allora, il CD, c'è la Ah, sì, versione no, 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 c'è anche digitale. la versione fisica, ci sarà anche Ci la sarà anche la versione. versione fisica, infatti abbiamo anche il nostro profilo Sì. Bandcamp, dove abbiamo appunto il merch, Il le merch. t-shirt, le felpe, e ci sarà anche a disposizione presto il CD fisico. Diciamo, noi puntiamo comunque sia alla prima vendita ufficiale di persona del disco fisico venerdì 7 luglio, quando faremo il release party allo Slaughter Club di Paderno Dugnano, qui nelle nostre zone. Sì. E con questo release party speriamo davvero che in tanti ascoltandoci, anche nel caso in cui non ci conoscano già, si affezionino a noi, appunto comprino magari il disco, la maglietta, ovviamente sono cose che aiutano tantissimo le band underground anche per crescere, perché man mano che si prende, tra virgolette, anche dal fan
quel 5 euro in più, quel 5 euro viene reinvestito nella band. Quindi assolutamente è anche importante per noi. E invece la prima volta che, una volta avete preso il disco, l'avete finito, perché in sala di registrazione voi ascoltate tutto, ma poi in realtà le facce che vedevate dall'altra parte dello schermo, dove c'era il fonico, c'era il produttore, le loro facce mentre ascoltavano il brano finito, e quale sensazione avete provato quando avete visto più che le parole, avete ascoltato, ma avete visto le loro facce e soprattutto, come diceva prima, i loro occhi. Di Quale sensazione avete provato in quel momento? immensa soddisfazione, perché nel momento in cui noi siamo gli artisti, ok? Quindi ovviamente, cioè, a noi piace quello che facciamo, quindi non facciamo testo, ma nel momento in cui vedi l'espressione, il viso, oppure senti le parole di qualcuno che è qui come È livello di competente, esperienza, esatto. è molto in alto come livello di esperienza e che ne sa, che ne sa, che ne sa più di te, vedi che ha una faccia soddisfatta e che dice sì, gira, sì, tira, sì, funziona, si spacca, è bella, bravi ragazzi, lì cioè, è indescrivibile. Orgoglio, puro Sì, orgoglio, pura sì. Dici, soddisfazione. ma davvero, ma sta Sì. succedendo? Cioè, ma è la mia. A questo punto ci mancano due cose. Allora, prima cosa gli indirizzi, progetti futuri e i saluti finali. Perfetto. Allora, gli Interlude of Clarity sono su tutti i social, quindi Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e basta. YouTube. E YouTube, ovviamente, canale YouTube sempre fisso. Ci trovate anche su Ci Spotify. trovate ovviamente anche su Spotify e su tutte le altre piattaforme come Amazon Music, Apple Music, Tidal e Deezer. Esatto. E come prossimi impegni futuri, approfittiamo per farci pubblicità e vi diciamo che suoneremo il 7 luglio di quest'anno, quindi tra pochissimo, allo Slaughter Club di Paderno Dugnano. Saremo gli headliner e prima di noi suoneranno altre due band, i DCS e la prima band ancora non è confermata, quindi la sapremo a breve. E suoneremo il 30 luglio. A Solaro, sempre in provincia di Monza, No, provincia di Milano. provincia di Milano, e saremo sempre lì gli headliner e suoneremo, è una domenica, Sì. suoneremo di domenica ed è all'aperto, quindi è un gran bel palco, un gran bello spazio e vi aspettiamo numerosi. Sicuramente viene anche da aggiungere che in egual maniera è vero che il disco è uscito, ma noi stiamo già componendo, siamo rimasti subito al lavoro. Questo perché vogliamo continuare quel filone sempre più pesante che stiamo tirando fuori man mano, e che i giorni passano, perché qua si parla di giorni, non di mesi, quindi è una cosa molto soddisfacente, perciò speriamo di lavorare prestissimo anche a un secondo disco, volendo. Quindi assolutamente c'è da rimanere collegati, perché qua le cose vengono fuori proprio Sì. immediate. Ti ringraziamo Pietro. È Assolutamente. stato un piacere, ce l'hai fatta passare, sei stato simpaticissimo, mi hai fatto passare l'ansiella. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.